Ho qui un libro edito nel 2012, Educare al pensiero, un dialogo che il professore Emanuele Severino, che ho il piacere e l'onore di avere qui accanto, è una conversazione appunto che lei ha rilasciato, un'intervista, una lunga intervista a Sara Bignatti. Si parlano di molte cose, Educare al pensiero è il titolo e sicuramente già ci porta lungo la strada dell'argomento. Io cito qualcosa che ho letto del suo libro, La costante della cultura occidentale è la cura per l'educazione come relazione che trasforma. Ecco, lei qui sostiene che la volontà è alla base di ogni violenza. Mi ha colpito questa riflessione. La colpa sta alla base di ogni atto di volontà, perché la volontà è volere che le cose siano altro. Ecco, ci può spiegare questo interessante ragionamento? Non è molto facile perché è il punto di fondo del discorso. Sì, però cerco di Però farlo nella maniera che possiamo capire un po' tutti. Sì. proviamo a chiarire questo concetto. Intanto non esiste cultura né in Oriente né in Occidente in cui non si intenda la cosa, il tavolo, noi, le stelle, Dio. Anche Dio all'inizio, non esiste cultura in cui non si intenda la cosa come un trasformarsi. Anche il divino iniziale che origina il mondo è un trasformarsi. E questo concetto ha questa virtù di essere così condiviso che sembra banale soffermarcisi, prenderlo in considerazione. E invece qui sta il veleno. Delle volte quando abbiamo le cose troppo vicine agli occhi è proprio la volta che ci inganniamo su di esse. Perché qui sta il veleno, ma veleno con la V maiuscola, cioè qualcosa di comparabile, anzi di più radicale di quello che per esempio le religioni chiamano peccato originale. E pensiamo a cosa vuol dire diventare altro. Gli esempi qui sono infiniti perché io allungo il braccio, ecco il mio braccio è diventato altro rispetto alla posizione che aveva prima. Penso qualcosa e il cervello è diventato altro. Questo sembra l'evidenza suprema. Però sto dicendo, cosa vuol dire che una cosa diventa altro? E vuol dire che si strappa da sé medesima. Si smembra e invade quell'altro che essa diventa. Il quale, così invaso, è a sua volta smembrato, perché quando noi invadiamo un territorio, ci incuneiamo in esso, e innanzitutto lo dividiamo, lo frantumiamo, lo speziamo. E allora questo concetto così apparentemente innocente, in cui tutte le culture si trovano d'accordo, esprime invece la violenza estrema, perché se la violenza non è uno strapparsi da sé, è un alterare, frantumando ciò che si diventa, non è violenza. Una violenza è per definizione appunto lo smembramento del sé di partenza e del punto d'arrivo. È un concetto che può essere suffragato da tutta una serie di documenti mitologici, dal Pacifico al Medio Oriente, all'India, per cui il mondo deve la sua esistenza allo smembramento del Dio. E quindi tornando al suo libro che è Educare al pensiero, dove si parla anche di educazione proprio, quindi educare è anche questa, c'è una violenza alla base Ecco, allora, dell'educazione. la conclusione del discorso di prima è che sulla base di questa persuasione che le cose divengano altro, può nascere ciò che chiamiamo volontà e alla quale noi ci identifichiamo. Ma volere qualcosa cosa significa? Non restare quello che si è, Sì, cambiare. ma trasformare. Cioè volere quello che d'altra parte è la violenza, che se, e questo dal punto di vista filosofico è decisivo, se fosse soltanto violenza, si potrebbe dire, beh, insomma, il mondo è violenza. E invece è insieme, ecco, orrore e errore.
perché diventando altro la cosa si identifica all'altro, è come se si dicesse che la legna diventando cenere e nel punto d'arrivo del suo diventare fa sì che ci sia una situazione in cui la legna è cenere. Quindi cioè, non si tratta soltanto di violenza, perché ripeto, si potrebbe dire il mondo è violento, ma è che l'orrore è insieme alla scaturigine dell'errare estremo. Per questo prima dicevo che questo concetto è equiparabile addirittura a ciò che le religioni chiamano peccato originale. Certo. E quindi dicevo, ritornando appunto a quel titolo di questo libro, si può educare al pensiero? Ecco, se l'educazione, appunto nella frase che lei ha letto, sì, è intesa come una forma di prassi, cioè di volontà, allora anche l'educazione è una forma di violenza. Infatti, questo che appunto avevo dedotto dalla lettura. Ma non soltanto il e quindi come si può, parlando dell'educazione che è interessante sia del cittadino ma anche dello studente, e allora come si può ovviare a questa violenza, che poi non è una violenza spesso voluta, no? È inconsapevole, perché io se devo educare giustamente trasformo l'altro, perché gli insegno delle cose e lo porto a cambiare. Sì, anche la più apparentemente innocente non sa di essere violento. E allora come si può ovviare questo, se c'è ecco, un modo? Non bisogna domandare cosa si deve fare per ovviare, perché domandare che cosa si deve fare vuol dire che cosa si deve volere. Ecco. E allora sarebbe come un guarire col veleno il veleno. Certo. E qui andiamo nel grosso tema del quale facciamo grazie a chi ci sta ascoltando, perché cioè il tema della libertà del volere, sì. Ecco. Certo, se si tiene fermo il concetto di libertà come libero arbitrio, allora il problema è insolubile, soltanto che si può far vedere che la cosiddetta libertà intesa come libero arbitrio è essenzialmente legata al concetto di diventare altro. Sì. E quindi questo è un tema che molto, certo, che ci porterebbe lontano. Molto lontani. E senta, rimanendo sempre nel tema dell'educazione, quindi della scuola, penso agli studenti, a partire anche dalle classi più basse, no? Quindi non all'università, per insegnare a pensare, no? Si può insegnare a pensare a scuola, che cosa si deve insegnare per portare poi uno che cresce a pensare? Io in quel libro mi pare di ripeterlo. Sì, infatti vorrei però che lo dicesse lei, perché insomma, lei lo dice bene. Ho detto ripeterlo perché è qualcosa, in un'intervista si dice quello, non che salta in mente in quel momento, no, immagino, ma a quello al quale si pensa altrimenti non si sarebbe persone serie. Questo discorso presuppone intanto che non ci si mantenga nella dimensione dello scetticismo, perché per parlare dell'errore bisogna essere nel non errare, altrimenti non c'è legittimità nel discorso che critica l'errore. Per rilevare l'errare di un atteggiamento bisogna essere al di fuori. Certo. E allora qui abbiamo un tema ancora più radicale, che è il tema della verità. E quello che ho detto prima del concetto del diventare altro, e cioè che è diffuso e ritenuto come un'evidenza assoluta in qualsiasi tipo di cultura, e lo si può ripetere anche a proposito del concetto di verità, confrontando questo concetto che va sempre più raffinandosi, prima presente nei miti a suo modo, poi nel pensiero filosofico, poi nel pensiero scientifico, e si tratterebbe innanzitutto di capire che la verità a cui allude anche questo libretto e che viene chiamata destino della verità è appunto la negazione della follia, dell'orrore errore. E cosa vuol dire rendersi conto dell'errare della fede nel diventare altro? E vuol dire capire che le cose, ma non solo le più alte, ma anche le più semplici, le più umili, non sono un diventare altro. E cosa vuol dire non essere un diventare altro? Cosa vuol dire? Vuol dire essere eterni. Certo. Essere ciò che non diventa altro. Ciò che non si trasforma è eterno.
Ciò che non, certo. Non diventa altro è eterno. E qui l'interessante, perché è chiaro che più si precisa un discorso, più crescono le difficoltà. Certo. La prima obiezione che è ovvia è che allora uno mi dice, ma non vedi che diventare altro è, ci sta davanti agli occhi. No, non, cosa, ti sogni di negare l'esperienza, certo, che tutti abbiamo? No, perché anche qui si tratterebbe di capire che il diventare altro non appare. E qui lasciamogli ai nostri ascoltatori con la domanda, sì, perché se spieghiamo tutto il perché andiamo nel difficile. Certo, e quindi io la ringrazio di avermi concesso questo tempo e aspettiamo sempre arrivederci e nuove riflessioni. Grazie professore, grazie.